I Goti, una tribù germanica proveniente dalla Scandinavia, probabilmente dall'isola che ancora oggi si chiama Gotland. Giunsero sulle coste polacche del Mar Baltico. Si racconta che abbiano attraversato il mare soltanto con 3 navi per fuggire alle tenebre perenni del nord. Le tribù migravano insieme. Dalla costa si diressero verso l'interno e sottomisero tutte le popolazioni della regione. In varie tappe i Goti avanzarono lungo il corso dei fiumi. Ogni generazione si spostava più a sud di appena 30-50 chilometri attraverso la vastissima pianura ricoperta di boschi e paludi. Non ci fu un esodo di massa come quello di 2 secoli prima dei Cimbri e dei Teutoni. I Goti non erano un esercito di conquista, ma gruppi familiari estesi alla ricerca di un territorio in cui insediarsi. Dalle tombe ritrovate in Polonia emergono monili e oggetti della loro vita quotidiana. La corazza di una tartaruga serviva come portafortuna. Perline di vetro che provenivano dall'Africa del Nord. Il guscio di un mollusco del Mar Nero trasformato in un orecchino. I Goti producevano grosse quantità di pettini di corno di cervo che vendevano persino ai romani. In cambio ottenevano preziose essenze provenienti dall'Oriente. Ne sono state trovate tracce nei contenitori per il profumo. Ma intorno al 175 d.C. ebbe inizio la vera e propria marcia verso il sud. Per i romani i Goti erano solamente uno dei tanti popoli che si muovevano oltre frontiera e probabilmente avevano sentito parlare di queste loro migrazioni, ma non se ne preoccupavano troppo, meglio, non fino a quando i Goti cominciarono ad avvicinarsi pericolosamente alla frontiera. Già, ma com'era organizzata questa frontiera? Tutti i confini dell'impero erano sorvegliati. L'impero romano aveva creato un sistema di difesa ben organizzato. La frontiera danubiana e quella renana erano controllate da terra. Lungo gli argini furono costruiti ponti e una serie di fossati. Ma il vero e proprio confine fortificato fu costruito lungo una fascia di territorio non protetto che attraversava la Germania per 550 chilometri. Dopo quasi 2000 anni è possibile riconoscere i resti dei campi fortificati. Costruiti in pietra e legno, a 10 chilometri gli uni dagli altri, sorvegliavano i confini dell'impero romano. Vi erano dislocate corti con 500 legionari, pattuglie di cavalieri svolgevano servizi di sorveglianza e riserva strategica. I romani fecero costruire molti sentieri di collegamento per le pattuglie di confine. Queste piste sono ancora visibili in più punti. Sul limes svettavano più di 900 torri di guardia, eppure il vallo era tutt'altro che un baluardo insuperabile. In una sepoltura gli archeologi hanno rinvenuto 93 mani mozzate di romani. Il servizio in quelle zone non poteva certo dirsi privo di rischi. Qui veniva controllato il traffico in ingresso e in uscita, ma anche l'afflusso di profughi e derelitti verso l'impero. Decine di migliaia di germani attraversarono il confine. Come ausiliari ottenevano una specie di permesso di soggiorno. Molti riuscivano addirittura a ricevere la nazionalità romana e con essa il diritto di frequentare le terme, avere il pane, assistere ai giochi, ottenere la pensione di servizio, insomma, a vivere come gli invidiati romani.